Sono molto contento, è una vittoria che dà grande morale, che dà grande spinta in un momento della stagione dove siamo tutte quante le squadre un po' raffazzonate, perché siamo tutte in work in progress, no? Venire a vincere fuori casa in questo girone è sempre comunque difficile. Quota 100, 100 come le vittorie da professionista, 100 come le volte in cui ha chiuso una partita da allenatore con i tre punti in tasca. Beppe Scienza l'ha raggiunta al Menti di Castellammare di Stabia, dove il suo Monopoli ha avviato il campionato di C, vincendo in rimonta contro un avversario retrocesso dalla B. Due vittorie in due partite stagionali tra Modena e Juve Stabia per una rosa che attende rinforzi, di certo uno, forse due, in attacco. Per forza di cose dovremo ruotare qualche giocatore, perché tanto Piccini è uscito malconcio. Tanto qualche altro giocatore sarà veramente stanco, perché comunque abbiamo avuto due partite durissime. Modena e Castellammare sono due partite durissime dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'intensità, quindi dovrò recuperare qualche giocatore. Della vittoria del Menti, Scienza esalta la reazione allo svantaggio firmato da Romero, passata per i centri di Pozzer con deviazione di Rizzo e Starita. Viatico ideale per la delicata trasferta di Coppa di mercoledì, valida per il secondo turno della competizione, di fronte una Reggiana che per lo Scienza centrocampista ha rappresentato una tappa fondamentale in carriera. Torno nella città in cui ho avuto più grosse soddisfazioni da calciatore, insomma. È una città che mi aveva adottato, che rimarrà sempre un pezzo della mia vita, non solo sportiva, importante. Ci tengo a far bella figura perché, ripeto, incontriamo una delle squadre che l'anno scorso mi ha più impressionato, una squadra che mi ha sempre dato degli impulsi fantastici per come giocava, per come era compatta, per come era squadra. Un pizzico di emozione e tanta voglia di imparare da una neopromossa in B. Questo è il biglietto da visita del Monopoli a Reggio Emilia. Giocare contro di loro è piacere, giocano veramente bene e per noi sarà una bella, al di là dell'aspetto sentimentale mio, ma sarà una bella prova per i giocatori nostri per capire, insomma, che cosa vuol dire lottare per le zone alte della classifica come ha fatto la Reggiana, a livello di mentalità soprattutto.